José. No para donar mi una pez, José. Gioco, videogioco, horror, chiaramente con un audio a quanto pare molto alto, forse troppo. Diciamo definito come un horror molto realistico. Non so cosa aspettarmi, perché chiaramente quando becco i giochi in giro non è che me li guardo, perché sennò poi me li spoilero. Quindi non so esattamente cosa aspettarmi. La grafica sembra effettivamente molto realistica. Ricordatevi di iscrivervi al canale, che sia YouTube, Twitch, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto a YouTube. I canali sono Kodomo Gaming e Kodomo Live. Questo viene messo su Kodomo Gaming, però trovate anche altra roba su Kodomo Live. Iscrivetevi, lasciate commenti, lasciate like, campanellona, insomma tutte ste robette qua. Quindi qualsiasi cosa io dico, sospiro, respiro, butto fuori, viene sentita e ascoltata dal gioco. A quanto pare sono un venditore ambulante, no, sto scherzando, uno di quelli che vende le case, e quindi sto mostrando la proprietà. I'm curious about why the seller is assigned to sell this property. Ok, allora forse mi sono sbagliata, non sono io il venditore immobiliare, ma io sono l'acquirente. Infatti lei o lui dice: sono proprio curiosa di sapere la motivazione per cui sta vendendo questa casa il proprietario. Ma dove cazzo sta sta casa? Morale, cioè se fosse stata tipo nel Lazio, la domanda sarebbe stata: ma sta casa dove cazzo sta? Capito? Oh mio Dio, c'è una tenda. Dice che qualcuno l'ha lasciato qui. Well, I can spend some time here while searching for that property. Ma cos'è sta tenda? Ecco, ecco la casa, trovata. Ouch, my head hurts for some reason. I should take a short nap in the tent before... Ma questa sta seria? Cioè, veramente, pensavo che stesse scherzando. Invece no. Start a fire and sleep. Cioè, veramente questa se sta a fare una pausa per andare a vedere casa? Ma come si fa? Ah, forse devo start on fire prima. Ah, devo start a fire. Che cazzo ha acceso? Un rogo per le streghe. Quanta cazzo è forte? Eccoci qua, t'ho detto. Ecco, se Moccia aveva paura che qualche animale selvatico l'attaccasse, adesso è proprio il momento che l'attacca, perché voglio di notte. Dove vai? Fuck, I should go back to my car. It's so freaking dark. Dice, cazzo, devo tornare in macchina. Fa così, cioè, scusa, questa manca la casa, andata a vedere. It's a bit creepy being here alone. Ma che cazzo tu, zitto? Potevi venire in salve due volte dove metà il bosco. Costeggiamo il fiume? Sta tua madre qua, acerba. Oddio, regà, stasera mi sono presa la botta cervicale. Locate your car. Ah, grazie. Oh, grandioso. Oh, grandiosissimo. Vedete, in macchina non usci più. Guarda che cazzo c'è sta qua. Guarda un po'. Guarda un po' che c'avemo qua. Eh? La mansion. Eh? Senti? Che profumo di morte. Lo senti, sto profumino dei cadaveri? È arrivato a casa. Welcome home, baby. È chiuso, non si può entrare. Mi spiace, è finito il gioco. Grazie, ci vediamo domani. Sta tua madre qua. Dice, devo tornare in macchina perché c'ho crowbar e tipo piede di porco, una cosa del genere. Ma dove cazzo sta macchina, mo? Va la ricappa. Dai, calla. Ti prego, guarda, muovete. Ti prego, ti scongiuro, muovete. Oh god, where is my car? I swear I parked here. I should go back to the parking. Niente, manca la macchina, ci sta più, fratello. Quindi ci sta più mamma, dice che tu ritorna qua. Oddio, non ci sta più la catena. Oddio, qualcheduno l'ha aperta. Oh my god. Ah già. This place looks so old and creepy. Posso This lei? Place looks so old and creepy. Ma te prego, ma che mi registra? Ma che è sta cringiata? Hello? Hello? Is anybody here? Is anybody here? No, raga, volo! Volo! Me ne sbatto il topo cazzo! Oh? Me ne sbatto il topo cazzo! Oh? Ma si apre in cazzo in sto posto? Ma si apre in cazzo in sto posto? Hello? Is anyone here? Hello? Is anyone here? Paragonarmi a una bitch così. Non paragonarmi a una bitch così. Senti che riverbero! Grandissimo, cazzo! Anche a Sanremo c'è sta... Mi è cagato addosso la protagonista! Raga, ma qua si apre il cazzo! Ma che devo fare in sta casa io? In sta casa? Non è una casa! Non lo so, che è manicomio! No, raga, comunque c'è.
No, vi giuro, mi sto innervosendo. Ma... oh. No, raga, sbro, sto per sbroccare, oddio, sto per sbroccare. Oddio, sto per sbroccare, oddio, oddio, mi sta proprio una cosa strana. Oh, oh, sembrava porco due un episodio di Peter Griffin, cazzo. Ma lo vedi che allora è strano, raga? Secondo me c'è qualcosa che non va a sto comando, non so che dire. Cioè, capito, ma non può essere così difficile interagire con l'ambiente circostante, cazzo. Ma vedi che non mi risponde proprio il gioco. No, raga, sei buggato tutto, da, ma perché? No, se riapre sto cazzo del gioco. Questo mo fa pia, per esempio. Ma li mortacci grandissimi tuoi. I hope this kick works. Mortacci tua. I hope this kick works. Mortacci tua. Vabbè, aprirà la porta su sta chiave, no? Quindi che cazzo, cioè, andiamo avanti? Secondo me apre sta porta. What is this place? What is this place? May candles glow in shadows near. Lights all gone, darkness clear. In the corners embrace, secrets unfold. Speak the words, let the tale be told. Tu qui oblitus est, nunc liber est. 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 Amo vocato del diavolo, annullo ogni maledizione. Annullo ogni maledizione. Che c'entra poi il latino col manicomio, ma me lo spieghi? Ah, non è che devo accendere la... Evi? Che devo accendere la candela, frate? Mamma mia, mo esce fuori Virgilio, porco due, dall'inferno di Dante. Niente, devi fare come cazzo dice il gioco. Non te puoi improvvisare. The lighter better have some fluid still left. Ah, dice questo accendino dovrebbe avere ancora qua un po' di liquido, diciamo, di ricarica. Ma ricarica, ma devo accendere solamente qua la lampadina, là? Mamma mia, raga, come vedo brutta grigia proprio. Then? So what now? Then? So what now? You can use your microphone when saying words. Devo rileggere la formuletta magica? Tu qui oblitus est, non ti liber est. Tu qui oblitus est, non ti liber est. So what's supposed to happen now? This is boring, I should go home. C'è questa cazzo di lampadina, va? Ho sbloccato? Che faccio, vado? Che cazzo si è aperto, porco due, sto manicomio! Che gioco difficile! Ah, si è chiusa la porta, si è barricata la porta. Cazzo succede? Mi piace, che cazzo mi piace. Dato cazzo sbucano fuori, scusatemi, Who are you? Who are you? Who are you? Are you friendly? Are you friendly? È cambiato! Oddio, è diverso! Oddio, è diverso! È diverso, è chiuso. Tipo l'altra scala, non lo so. Roba strana, sì, è come se. Ma è come se fosse bloccata. Sanctus Pater Filii Spiritus Sanctus. Sanctus Pater Filii Spiritus Sanctus. Mi piace una cifra di ragazzate con l'eco in questo modo, non lo so, mi piace. Abbiamo trovato uno spezzacatene comunque, eh. Potremmo spezzare queste le catene, che dite? Eccoci qua. Capito? Mamma, fammi c'entrare, però. Scusa, ma che cazzo l'ho aperto a fa? Che l'ho aperto a fa se invece fa entrare? Scusami, eh. Ah, c'è sempre quel sistema di porta de merda. Capisco. Vedi, però non si sa se devi aprire, se devi andare, non si sa. Comunque è altissimo. Non lo sentite alto voi, il volume? Ho preso la chiave, il silenzio, facci caso. No! Signora, 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 signora,
please! Ma vado in peso, please! Madonna, che inquietante sto gioco, porco zio! Che sei pazzo? Che cosa è successo? Sì, ciao. Sì, mo c'hai ma la candela, porco due, come Pinocchio, zio Pezza. Vabbè, ciao. Io vi prego, madonna, io spero che finisca a breve sto gioco perché fa veramente cagare sotto. Mannaggia a me quando ho riniziato, mannaggia la puttana. Who's there? Who's there? Piano, piano, ste porte piano le devi aprire, piano. Please help me, please help me. Go inside, help me, save me, please. Go inside, help me, save me, please. Guarda mo che inculata, eh. Tutto nero, anzi di niente. Ancora, ancora la nonna. Corri, corri, cogliola di merda, corri, corri. La nonna di prima, la nonna di prima, la nonna di prima, la nonna di prima. Scappa, 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 scappa. Mi vuole prendere, mi vuole prendere, mi vuole prendere la nonna. Oddio, mi fa troppo paura sta nonna, te prego. Corri, corri, te prego, corri. One eternity later. No, mi ha preso! The fuck is happening? Perché c'è sta torcia, quindi che vuol dire? È lei? Hey! Hey! What is this thing? I don't know! What is this thing? I don't know! Wait a minute, is that me? But how? Hey, don't run! Wait a minute, is that me? But how? È lui! È lui prima! Mi prego, mi fa paura questo gioco! Ditemi che è finito, vi prego, voglio vedere, mi fa paura veramente questo gioco, sul serio! Ditemi che è finito. Ditemi che è finito. Cazzo stiamo. The doctor informed me that I had overdose on sleeping pills. Il dottore mi ha informato che sono andate in overdose da pillole da sonno, da quelle che ti prendi per dormire. I'm not sure what I'll do now. My parents non ho letto. I lost my job because I couldn't focus on work after my parents passed away. Ma è un ragazzo. It's not my fault. I just can't accept that they're gone. Un trauma. Mio Dio, poverino. And then my wife left me because I no longer had the money to support my family. Bella. Adesso vi traduco tutto, eh. Tanto lo leggo, poi alla fine vi faccio un sunto. I miss them so much. My little daughter, her smile, her hug, everything. Mazza che pezzi di merda, uomo. È andato in overdose di sonniferi e si rialza che stava all'ospedale e spiega che praticamente ha perso i genitori. Aspetta, rileggo. I wish I could see them again one day. I wish I could be with them again. Dice che praticamente non riusciva, per il trauma della perdita dei genitori, non riusciva più a lavorare e quindi, non riuscendo a lavorare, non portava più un euro a casa e la moglie l'ha lasciato insieme alla figlia. Life is hard, life is unfair, but it's even harder when you don't have anyone or anything left. L'ha lasciato insomma insieme alla figlia e lui è, vabbè, praticamente una persona finita. Just be grateful for what you have today. So, sì, è pesante però, eh? Pesantinello, eh? I just can't accept the fact that I was left behind. È impiccato nella foresta. Troia, che pesante, ragazzi. Per il trauma di aver perso i genitori è andato un po' tipo in depressione. Per dormire si prendeva questi sonniferi, solo che se ne è presi troppo, è andato in overdose, si è stato ricoverato in ospedale per overdose e si è risvegliato raccontando appunto che dato che non riusciva più a vivere, a superare questo trauma della perdita dei genitori, non riusciva neanche più a lavorare, quindi non riuscendo a lavorare non portava più un euro a casa e la moglie si è fatta girare le palle, se n'è andata, si è portata via la figlia e lui dice avrei fatto qualsiasi cosa per rivedere
vederle, per rivedere il sorriso di mia figlia. Insomma, la morale della favola è che non si è reso conto fino ad oggi di tutto quello che aveva, non è mai stato grato di tutto quello che aveva finché non l'ha perso, sostanzialmente, di quello che aveva lasciato indietro. Left behind sarebbe lasciato indietro, se non erro. Fa vedere alla fine che poi si è tolto la vita, si è impiccato nella foresta. Io non so che voto dare a questo gioco, vi dico la verità, non so che voto dare perché la storia in realtà è figa, nonostante sembri abbastanza banale all'inizio, la storia è molto figa, anche il messaggio che lascia è molto figo, perché alla fine dice imparate ad apprezzare quello che avete adesso, quindi in realtà il messaggio è bello. La grafica è fatta molto bene, il problema è il gameplay è legnosissimo e ci inserisci una meccanica non proprio hide and seek, dove devi scappare e nasconderti, però devi scappare in un momento, cioè in un gioco in cui diciamo che la fluidità non è la cosa più buona che hai, ok? Quindi te lascia un po' spiazzato, però ho apprezzato la grafica tantissimo, il messaggio finale, ho apprezzato anche la modalità di jumpscare, è abbastanza originale, perché a parte questa figura, non so che, sembra una suora, tipo una di quelle suori che però lavorano nei manicomi, tipo che fanno anche le infermiere, mi dava st'idea, con questa candeletta che ti inseguiva nel buio, cioè m'ha spiazzato, ti dico la verità, non mi aspettavo una cosa del genere, e che aveva anche meccaniche diverse, cioè tu a un certo punto all'inizio dovevi scappare, poi però scappavi ma non cambiava nulla perché comunque ti prendeva, quindi c'hai questa cosa che non sai quello che devi fare, capito? È un po' come la realtà, non sai quello che devi fare. Il voto non lo so, non so che voto dargli. Gli darei un 7, 7 meno 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 più, 7 piano meno meno.